Oggi è giorno 5 e per ora siamo partiti bene. Mi sono fatto una bella codina e adesso sto aspettando che siano le 8:40 per prendere l'autobus e accompagnare i bambini a lezioni di sport. Questa settimana è strano perché loro hanno una sorta di vacanza sportiva, nel senso è una sorta di sport camp dove loro fanno giochi, sport, così 5 giorni a settimana per 5 ore credo, e poi niente, io li vado a prendere e gli faccio da mangiare. Comunque, adesso non vi ho mostrato niente perché le mattine sono un po' movimentate, diciamo, e non ho il tempo fisico per riuscire a fare foto video a quello che faccio. Quindi vi faccio queste intro un po' parlate. A colazione mi sono mangiata un porridge fatto con l'avena e il latte che ho comprato ieri, e dentro ci ho messo anche delle mandorle, dell'uvetta e sopra come topping 2 cucchiai di yogurt greco, e me lo sono messo in un barattolo come uso fare in Italia. E questa cosa fa molto ridere gli inglesi, non so perché. Comunque, la Shivani mi ha insegnato come si cuoce la pasta e il riso qui male. Si cuoce male e il riso lo fanno cuocere credo 20 minuti in pentola a pressione, che è un tempo esorbitante secondo me. Infatti io glielo preparo, ma lo mangio io, me lo rifaccio per me perché non me la sento proprio. E nulla, adesso vado giù a aiutare i bimbi a finire di scrivere perché fanno una pagina di compiti e ci vediamo prossimamente. Penso che farò una piccola passeggiata per tornare a casa e poi faccio un po' di pulizie e piego i panni. L'ho già detto ieri, ma so che mi scorderò. Questo è quanto, questo è il resoconto del mio risveglio. Mi sono alzata alle 6:30 oggi e ora sono le quale 8. Quindi nulla, vado di sotto a fare il mio dovere di tata. Ciao a tutti. Per pranzo mi sono fatta questa ciotolona con sotto il kale, 2 fette di pane, delle zucchine, la solita salsa chili e un ovetto. E poi, se ho ancora fame, mi mangerò qualcos'altro. Non lo so. Che brillante idea Noemi, uscire senza ombrello. Accidenti, sei proprio un geniaccio. Sto andando a prendere i bambini e ho detto, no dai, non pioverà, ha smesso. Sono circa un'ora e mezzo. Ho smesso circa da un'ora e mezzo e niente, no, non funziona così. Appena ho messo piede fuori di casa è ricominciato a gocciolare, solo che per riuscire a entrare bisogna fare tutto un lavoro complicato e quindi ho detto, vabbè, affrontiamo così la situazione. Semmai per tornare indietro prendiamo l'autobus. Quindi speriamo che l'autobus passi presto, perché non ho intenzione di tursarmi. Già c'ho gli occhiali pieni di goccioline. Ok, mi sono lavata e faccio questo resoconto della giornata. Questo video sarà piuttosto parlato perché oggi non ho avuto il tempo fisico di riprendere. Quando sono andata a prendere i bimbi, siamo tornati a casa, ho dato loro da mangiare, gli ho fatto una sorta di riso fritto, ovvero ho unito del riso basmati, delle uova sbattute con un goccio di latte e un goccino di burro, e poi gli ho dato del cucumber. Cucumber e cetriolo, del cetriolo. Poi abbiamo fatto un po' di compiti, abbiamo un po' giocato alla battaglia dei cuscini e niente, non ho avuto proprio il tempo fisico per fare dei video. Anzi, ho solamente un momento adesso perché loro sono di sotto che stanno preparando da mangiare. Adesso mi unirò a loro proprio per cenare. Comunque, se riuscirò vi faccio una foto della cena, che però penso sia a base di ciabatte, come sempre, e qualcosa a base di cavolfiore che non conosco bene. Sinceramente non so cosa mi aspetta stasera. Nulla, cercherò di essere breve. Questa giornata mi è sembrata molto migliore
di ieri. Sono molto contenta, comincio a sentirmi a mio agio e sono felice per questa cosa. L'unica pecca è stata che oggi il bimbo ha tirato una ginocchiata alla sorellina nella guancia e gli sta venendo un livido, quindi spero che i genitori non se la prendano troppo con me, però poco male, cioè i bimbi giocano e succede che si facciano male, alla fine non è uscito sangue né niente, quindi va già bene così, è solamente un piccolo gonfiore nella guancia. Basta. Non ho niente da aggiungere perché oggi è andato bene. Non ho fatto un granché di cose a parte stare in casa e fare le pulizie. Il tempo non è nemmeno dei migliori. Domani andrò in palestra, mi iscriverò e se riesco registro un po' di allenamento. Ok, la mia giornata si conclude qui. Se questa serie di video continuano a piacervi, lasciate un like che mi fa molto piacere. Se volete iscrivetevi al canale e tutto qui. Buon proseguimento!